Ecco perché il Signore è venuto sulla terra, perché si è fatto carne, perché la sua gioia sia in noi e la nostra gioia sia piena. La tua gioia sia piena, non una gioia effimera, la gioia piena. Per questo siamo stati chiamati alla Chiesa, per questo ci è predicato il Vangelo, ci è stato predicato, ci è predicato e ci sarà predicato il Vangelo. Per questo esiste la Chiesa sulla terra, per questo il nostro Signore Gesù Cristo si è fatto carne, è vissuto 30 anni a Nazareth nel nascondimento, ha ricevuto il battesimo, è entrato nelle tentazioni, ha vinto, ha annunciato il Vangelo con segni e prodigi durante 3 anni e poi è entrato nel mistero pasquale, è entrato nella sofferenza, nel patimento, nella passione, nella morte, nella croce, ed è risorto, è asceso al cielo e dal cielo ci ha inviato lo Spirito Santo, ci invia lo Spirito Santo perché la nostra gioia sia piena, e i pochi versetti di oggi riassumono tutta l'opera del Signore: rimanere nel suo amore, rimanere nell'amore di Gesù Cristo. E che cosa significa rimanere nell'amore di Gesù Cristo? Niente di sentimentale, niente di utopico, niente di intimistico, di solitario. No, no, no. Una cosa molto più grande: osservare i comandamenti. Il comandamento per un ebreo, e quindi per Gesù, e quindi per la Scrittura, è una missione, fratelli carissimi. Io ti comando, fai questo. Cioè io ti mando, ti invio con me. C'è un mandamento nel quale Gesù Cristo stesso è vivo. Osservare i comandamenti, custodirli, custodire la propria vocazione, custodire la propria missione, custodire se stessi, custodire la grazia, custodire lo Spirito Santo, che è lo Spirito stesso di Gesù Cristo che ha vinto la morte, e vivere in Cristo, lasciare che Cristo viva in noi. Ricordiamo che questo brano di oggi è nel contesto del discorso che ha iniziato ieri sulla vita e sui tralci, il discorso dell'ultima cena. La gioia piena è stare in Lui, vivere in Lui, lasciare che Lui viva in noi. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa è la gioia piena, perché Lui compie in noi la sua missione, che coincide esattamente con la nostra. E qual è la missione? Amare, perché chi rimane nel suo amore ama. Chi rimane nel suo amore, chi permane nel suo amore, chi vive del suo amore, chi si nasconde nel suo amore, chi si lascia amare costantemente, perdonare, rigenerare, è trasformato in questo stesso amore. Amata nell'amato trasformata, cantava San Giovanni della Croce. Tutto il Cantico dei Cantici parla di questa intimità della sposa con lo sposo. Ma la sposa chi è? La sposa è la Chiesa, fratelli carissimi. La sposa è la comunità cristiana. E Cristo si dona alla comunità cristiana, è una sola carne con la sua sposa, è una sola carne con la Chiesa. Per questo tu ed io possiamo rimanere nell'amore di Cristo, come i tralci uniti alla vite, solo nella Chiesa, solo nella comunità cristiana, solo ascoltando il Vangelo, solo nutrendosi dei sacramenti, solo vivendo la comunione vera, con fratelli concreti, reali, con i quali tu cammini ogni giorno, seguendo Cristo, seguendo le sue orme. La frustrazione, il fallimento di una persona è non amare, è non donarsi, è ben diverso, che realizzare se stessi per se stessi, diventando il centro dell'universo. L'educazione che riceviamo indirettamente, proprio anche dal film, dagli articoli, dal giornale, dalla televisione, è che l'uomo è infelice perché non può realizzare quello che vorrebbe. Per questo c'è tutta questa polemica, no? Contro la politica. Certamente i politici sono corrotti, quello che ti pare, ma il punto vero non è quello. C'è un lavaggio del cervello continuo che cancella Dio e cancella Gesù Cristo. Invece noi sappiamo una cosa, fratelli, noi sappiamo una cosa molto più vera, vera, che non sono le droghe libere, non è il poter dar sfogo ai propri istinti o ai propri sogni che ci farà felici, perché la morte arriva, perché le sofferenze arrivano, le ingiustizie arrivano, e noi abbiamo una risposta a tutto questo, ed è Gesù Cristo che è entrato nell'ingiustizia, che è entrato in tutte le nostre frustrazioni, che è entrato in tutte le nostre difficoltà, che è entrato nelle ingiustizie,
Lui è morto a causa di un'ingiustizia, ma ha avuto ragione dell'ingiustizia, è a capovolto e ha reso l'ingiustizia l'altare dove giustificare, dove salvare, dove amare, dove donarsi. Perché tutti quelli che hanno subiscono ingiustizie, tu ed io che subiamo ingiustizie e che operiamo ingiustizie, possiamo vedere la nostra vita completamente trasformata, non perché cambino le situazioni, ma perché cambia il nostro cuore. Un cuore che non offre più la vita a se stesso, un cuore che non cerca più la gratificazione egoistica di se stesso, perché ha scoperto che la propria vita, la nostra vita, la mia vita, la tua vita, è una missione, è un comandamento. E questo comandamento incarna l'intimità con Gesù Cristo. E se incarna l'intimità con Gesù Cristo, allora, se rimani nell'amore di Gesù Cristo, vivrai come Lui, che ha osservato i comandamenti del Padre suo e rimane nel suo amore. Quindi, se rimani nell'amore di Gesù Cristo, rimani nell'amore del Padre, cioè stai in cielo. Vivi qui come un cittadino celeste. Come il Padre ha amato me, così anche io ho amato voi. Ma capite cosa vuol dire? Come ha amato il Padre suo figlio Gesù Cristo? Conducendolo dentro una missione meravigliosa, dolorosissima, ma meravigliosa, stupenda. Salvare te e me, salvare ogni uomo, entrando nella sofferenza di ogni uomo, entrando nel dolore, nella frustrazione, nel fallimento, entrando nella morte di ogni uomo, nella morte di ogni matrimonio, nella morte di ogni ideale, nella morte di ogni sogno. Per deporre lì un'autentica, credibile realtà, la vita nuova, la vita eterna, quella per la quale siamo stati creati, il cielo, il paradiso, l'intimità con Dio, vivere da creature di Dio, da figli di Dio, abbandonati a Lui e quindi liberi, e quindi con la gioia stessa del figlio, la gioia piena, piena che nessuno può toglierti, esattamente come la pace che Gesù dà, che non è come quella del mondo, che non è come la gioia del mondo, non è effimera. È la pace che riscatta i vinti, non che si fa a prezzo dei vinti, calpestando i diritti dei vinti, nel mondo, nell'ONU e nelle famiglie, con i divorzi, con i processi, i giudizi, i tribunali e le sentenze, sulla pelle dei figli, sulla pelle dei più deboli, sempre, sempre, sempre. No, fratelli carissimi, qui è tutto capovolto. Dio, Padre, ha amato il figlio riscattandolo dalla morte e portandolo nel suo seno. Attraverso il mistero pasquale lo ha amato, e così Gesù Cristo ama noi. Chi sperimenta questo amore nella Chiesa è quel tralcio che estende l'amore di Dio incarnato in Cristo, che si fa carne, si fa linfa, si fa sangue, si fa vita, come abbiamo visto ieri nel tralcio, perché arrivi l'uva, arrivi quel frutto di cui ha bisogno tuo marito, di cui ha bisogno tua moglie, di cui hanno bisogno le persone, ha bisogno il tuo capo ufficio, di cui hanno bisogno i tuoi figli. Senza di Lui non possiamo fare nulla. Senza essere crocifissi con Lui, senza essere inchiodati alla stessa morte per entrare nella stessa risurrezione, noi non possiamo fare nulla per nessuno. Tua moglie ha bisogno di quel grappolo d'uva, di quel chicco d'uva che viene dall'essere crocifissi con Lui. Tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, il tuo amico, il tuo collega, il tuo nemico ha bisogno del tuo sangue, che è il sangue di Cristo, ha bisogno della tua gioia, di questa gioia incorruttibile, piena, vera, autentica, non la gioia stupida e tonta, sino la gioia vera, la gioia crocifissa. Chi sperimenta la gioia vera, la pace, la gioia vera, anche in un letto d'ospedale, anche se pieno di ingiustizie, anche se patisce ingiustizia, allora quella gioia è vera, quella gioia è autentica, quella gioia esiste. E quindi esiste Dio, e quindi esiste il cielo, esiste non puoi comandare a nessuno la gioia, come non puoi comandare, non puoi imporre a nessuno, ama, non puoi imporre a nessuno, sii gioioso, ma che cosa stiamo dicendo? Non ci mettiamo le mollette sulle labbra perché possiamo sempre sorridere, non è così, fratelli carissimi, c'è ogni giorno un combattimento, ci sono sofferenze, ci sono ingiustizie, ci sono problemi, c'è la nostra debolezza, sono le nostre cadute. E come fai a non perdere la gioia, anzi, sperimentare sempre una gioia piena? Come? Rimanendo nell'amore di Cristo, che supera ogni intelligenza, che ci ama, l'amore di Cristo che ci abbraccia, che ci consola, che ci giustifica, l'amore di Cristo che ci conosce la nostra debolezza, conosce le nostre imperfezioni, i nostri difetti, e non si scandalizza di noi, ma si dona costantemente. Bene, chi vive questa esperienza e la può vivere solo nella comunità cristiana,
solo nel corpo di Gesù Cristo, solo rimanendo attaccati al tronco, alla vite. Bene, chi ha sperimentato questo è fonte gioia ovunque, è un pezzo di cielo che arriva ovunque posi i piedi, ovunque sia chiamato a vivere, in qualunque posto, in qualunque situazione, a qualunque età, qualunque lavoro, qualunque sia la propria debolezza. Coraggio, fratelli, perché in Cristo noi conosciamo la vera gioia, non quella che faccio, do corpo ai miei sogni, libero i miei sogni, perché gli altri mi impongono, perché la scuola, perché la cultura, ma tutte stupidaggini. È vero che la società, che i media, che i professori, che gli amici, che la rete, internet, eccetera, possono condizionare, ma chi ha conosciuto Cristo, perché ha conosciuto la sua debolezza e ha conosciuto l'amore di Dio in Cristo Gesù e rimane in questo amore, non può essere ingannato. Tentato sì, ma ingannato no. Che siamo chiamati a vivere una gioia piena. Che vi devo dire di più? Ti sposi per vivere una gioia piena? Diventi prete per avere una gioia piena? E io lo posso dire, oggi ho una gioia piena dentro. Sono felice, non mi manca nulla. Muoio adesso? Muoio contento. Davvero, non mi manca nulla alla mia vita, perché so che sto facendo la volontà di Dio, con tutti i miei limiti, con tutte le mie resistenze, con tutte le mie incongruenze, con tutte le mie incoerenze, con tutte le mie debolezze, con tutti i miei peccati, ma io sto nella volontà di Dio. I miei piedi posano sulle orme di Gesù Cristo e questo è gioia. Questo è quello che internamente, al profondo, ti fa stare in pace, felice, felice veramente. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Rallegrati, perché l'amore di Gesù Cristo ti ha abbracciato e non ti lascerà mai più. Lo sposo è una carne con te. Lo sposo ti ha sposato nel suo amore, nella sua fedeltà.